Wojciech Krajny. Questo è il tuo saluto per questo vlog? Tomas mi prende in giro perché non so parlare in dialetto sloveno dei nostri posti. Io ho sempre parlato sloveno e non in dialetto. E lei parla come parla la lupa in piccolo. Tutti conosceranno la lupa in piccolo. Bene, noi siamo appena arrivati a Bologna Centrale. Bologna Centrale. E ci siamo svegliati alle 5:40. Alle 5:40. Ah! Smettila di montarmi sulle Adidas. Io avevo le Adidas, erano bianche, sono nere. Per colpa di qualcuno. 5:40, comunque siamo già in forma. In formissima. Sì, morti dentro, ma in forma fuori. Tomas c'è da dire che alle 6 era pimpantissimo e io ero in coma. Dobbiamo cercare delle ragazze con dei palloncini rosa. Adesso andiamo in giro a chiedere, scusa, hai visto qualcuno con i palloncini rosa? Così ci rinchiudono. Ma teoricamente dobbiamo davvero cercare qualcuno con i palloncini rosa, perché saranno le ragazze di Essence e Catrice, e saremo con loro al Cosmo Prof. Però abbiamo questi 3 giorni, questo weekend con Essence, e quindi questo è quanto. Andiamo alla ricerca. Io ho fame. Dettagli, cosa stai cercando? Stavo cercando di spiegare a Tomas prima in treno che non si dice due colpi di matita. Lui era convinto che si dicesse due colpi. Mi suona il cellulare. Era appunto la ragazza di Essence che mi sta cercando, quindi le ho spiegato dove siamo, sperando che riesca a rintracciarci. E quindi no, non si dice due colpi di matita né due colpi di rossetto. Però da oggi diremo tutte. Cosa stai facendo, tesoro? Mi sto dando due colpi di rossetto in onore di Tomas. Patato. Ragazze, vi spio. Ciao. Salutate. Ciao. Che finalmente io e Lolla ci incontriamo oggi per la prima volta dopo 16 anni. Uno. Noi abbiamo 15, quindi ah, giusto, da quando ne avevamo 13 e mezzo, quindi un anno e mezzo. Sì, sì, che eravamo 13 anni. Esatto, esatto. Beh dai, tra 2 anni siamo maggiorenni. Ah, ci no, sta noi, guarda, noi nel 2019 siamo maggiorenni. Sì. Non vabbè, così sembra che siamo veramente giovani. Giusto, giusto. E adesso siamo all'aeroporto, stiamo per recuperare altra gente, che metteremo tutte qua davanti. E Tomas è molto entusiasta, beato tra le donne. Tomas. Sta imparando il sardo. Quindi... Guarda che voi tre, tutte, sì, parlerete sloveno. Sì, lunedì. Sì. Io vi avviso che parolacce con lui solo parolacce. No, non ci sono le parolacce. Ci sono, ma non rendono. Ah, no, ci... Non rendono come in italiano. Ah, okay. quelle cattive sono in croato. In croato. Ah, vabbè, allora. Bene, insegniamole quelle in croato. Ciao papà. Da quanto tempo siamo in questo pullman? 6 ore? No, 48 ore? 2 ore fino a Bologna. Non si conta, non siamo in questo pullman da tanto. No, non credo. No, ho detto 2 più 2. 4 ore di sì, ma 2 è andata, 2 ore. Sì, è vero, sì, vero. Dunque 4 ore. Però oggi. Il pullman di prima era più carino. Qui mi sento veramente in città scolastica, in terza media. E quindi il panorama è carino. Noi abbiamo fame, sarebbe anche ora di pranzo, però Tomas ha sonno, come potete vedere, però non lo so, sto perdendo ogni speranza, io mi sto chiedendo se ci arriveremo mai in questa trattoria al Borro. Oh, è luna adesso. È luna. Ti capiamo. Pranzo al sardo. Qualcuno mi capisce. Pranzo al sardo. Gli avete preparato i panini? Mia mamma non me l'ha fatto il panino oggi. C'è uno spiffero. Siamo arrivati. Sembra molto carino il e adesso c'è il dolce, piccolina ma carina questa panna cotta. Com'è? Tomas ha già assaggiato e che faccia? Buona? Il mirtillo, di Tomas, Inception, vlog Inception. Il mirtillo è veramente molto buono. Bene, okay. Grazie che me l'hai lasciato. Certo. No, che vergogna. Sì. Vai. No, me guarda da che te la ruba davvero. Io non tocco niente. Mi secca. Ah, è timido. Oggi Tomas fa il timido. Guarda che ti regalo tutto. Vergognati, Tomas. Tomas sta rubando la frutta alle blogger. Tomas. Eh sì. E ti vergogni? Neanche un po'.
Più di voi, per favore. Niente. Ma sei scandalizzato, cioè Lolla, ragazze, e adesso insultiamola, lei non finisce il dolce. No, no, ma no, io non mangio dolci, che non è diverso. Solo questo, anche questo. Anche quello. No, anche ma io non mangio proprio i dolci. Dai, fai la faccia schifata. The name probably derives from the Tuscan foro, which means a stream carved into rock over the passage of time. Che bello. For many centuries, some of the grandest European... Che bello. È finito questa cantina, veramente gigantesca, lunghissima. Queste sono tutte le botte che hanno qui del 2016, ci hanno detto. Tomas si è informato su tutte le robe tecniche qua. Ah. Ah, qui c'è proprio la degustazione. Qui solitamente non facciamo fare le degustazioni. E quanto hai detto che fate quante bottiglie all'anno? 200.000 bottiglie. A quel signore piaceva il vino, evidentemente. 200.000 bottiglie. 200.000 bottiglie. 200.000, sì. Questi alberi sono uno spettacolo. Ma sono ciliegi, tu l'hai capito? No, questi no, questi sono, penso, io quello che conosco io, questi sono mandorle. Sono mandorle queste, penso. Ho anche detto nel video ciliegi. No, anch'io mandorle. Avrei detto ciliegi. Forse l'ho tappato. Come sono mandorle, però, non vorrei sbagliarmi. Che figata! Tutto dedicato a Pinocchio. Il gatto e la volpe. Che forte sto posticino, eh? La casetta di Pinocchio, infatti Pinocchio sta là. Guarda, no, stanno in società di noi, ti puoi fidare. E questa, ma non era una balena, questo è tipo uno squalo. No, ma guarda, questa è la bocca della balena. Ma va. È la pancia della balena, credo. Questa è la mia interpretazione, non so. Sì, probabilmente credo di sì. Il Geppetto. E qui è un bimbo. Sarà lui? Sarà Pinocchio, sì, che è diventato un bimbo vero. Sì. Bellissima sta cosa. E qua c'è Pinocchio. Abbiamo visitato la casa di Pinocchio e siamo in una delle cucine, presumo, e guardate che figata ci hanno preparato. Tutti i cappellini da cuoco personalizzati e i grembiuli carini. Aspetta, guarda, questo è ancora piegato. Lolla, un cappellino, maestro, yeah! Vino. Grazie, thank you. Grazie, ragazze. Cin. Cin. Lo facciamo in diretta. Cin. Pupetto. Oh, anche tu ti sei messo il cappello. Yeah. È enorme. Lo stringiamo. Sembri un puffo. Sembri un puffo. Stanno facendo vedere come fare la pasta. Con gli gnocchi. Come sono stata brava a fare gli gnocchi? Li ha tagliati tutti lei. Tutti! Mangiavano tutti, mangiavano questi gnocchi tagliati da lei. E dopo morire in montagna. E dopo sono tutti a piangere perché avranno mal di stomaco. Avranno mal di stomaco e andranno a vomitare. Ah, pensavo a fare niente. Grazie, anch'io ti amo. Lasciamo le cuoche bravissime a fare il loro lavoro, che stanno preparando altri gnocchi, perché io ne ho fatti 6 di numero, quindi non credo potremo sfamarci mai con 6 gnocchi. Beh, secondo me ti sfami tu. Sì, con 6 gnocchi forse. Io faccio quello che faccio meglio, sto qua e brindo. Spero di tornare presto in hotel, perché non ho più batteria nella videocamera praticamente. Qui abbiamo tutte le nostre cose, ma la cosa più figa di tutte è questo grembiule e il mio cappellino. Il mio cappellino? Il tuo cappellino non c'è scritto. Io ci scriverò su Tomas con la matita per il rossetto.
Tommaso vuole farvi vedere che è molto soddisfatto. No, ti sei tolto il capello. Ma no, lui pensa che gli stia facendo una... Non ti sto facendo una foto. Sei bellissimo, pupetto. Bellissimo. Sono d'accordo. Ah? Ah! No, voleva che io misurassi se è uguale alto come la mia. E di più, e di più. E di più. E di più. Sì, ti giuro. Volevo vedere se è più alto delle... Adesso sì. Adesso sei più alto. Vai, pupetto! Yeah! Cosa fai? Ora la metti qua. Cosa fa? Fa le papagelle. Wow! Che bravo! C'è la ribollita. E Tomas... Cos'è? Carpaccio di manzo con caprino. Caprino. Spuma di caprino, buon appetito. E Tomas con il cappello ormai ci è affezionato. E stasera sì. Bravissimo, bravissimo. Ed ecco i nostri gnocchi fatti in casa. Abbiamo abbondato lì, sono pappardelle al ragù. Hanno un profumo buonissimo. Pochissima batteria, sono distrutta, siamo appena rientrati in hotel. Il mio trucco ormai è andato a farsi un giro, già da un po'. E però questa stanza d'hotel è molto molto carina, ve la faccio vedere, è molto ampia. Da notare Tomas che ha ancora il cappello da cuoco. Però volevo farvi vedere appunto la stanza, che è bellissima. Abbiamo un bagno grandissimo, qui c'è tipo un armadio, un bagno grande, con gli accappatoi. Ci sono anche le ciabatte, pupetto, per fortuna. Il letto. E qui c'è anche il giardino. Oh là là, molto molto carina. E vi faccio vedere anche lo snack di benvenuto, lo snack diciamo con questa rosellina, con un po' di frutta e i trucchi. Yeah, che figata. E caramelle gommose. Yummy. Diamo la buonanotte a questo punto. Anzi, lì c'è uno specchio, così posso dare la buonanotte. Buonanotte ragazzi e ragazze. Buonanotte. Ci vediamo domani. Ciao, andiamo a nonna che siamo distrutti. Ciao, ciao. Ciao. Bonjour. Colazioncina in camera stamattina. Abbiamo croissant, panini, qui. Oh mamma, quanto burro. Yogurt, latte, cornflakes, tante marmellate. E spremuta d'arancia. Quindi adesso noi facciamo la pappa e poi andiamo verso il Cosmo Prof. La mia prima esperienza al Cosmo Prof, sono già perfettamente truccata, i capelli invece sono ancora un disastro. Non so se mettere le collane oppure no, perché avrò comunque gli stivali alti fino a metà coscia. Comunque adesso vado a mangiare perché ho fame, sinceramente. E io sarò. Ed eccoci, stiamo entrando. Ciao. Potato. Il gruppo, dove è il nostro gruppo? Hello! Ciao! Ciao! C'è Nicola, che è bellissimo! Yeah! Eccoci qua al Cosmo Prof! Ciao! Siamo allo stand Essence. Ho solito scusa di giocare con tanti colori e poi quello che ci hanno detto, che ci hanno detto, che c'era il fatto che l'effetto gel si ottiene senza dover utilizzare lampade, senza dover utilizzare altre cose che comunque stressano. Poi potete ottenere un effetto gel ancora più duraturo posizionando prima la cosica base che trovate qui, posizionare due strati di spunto, poi il top coat, ovviamente non facendo nulla di questi. Sì, i blush? Eh sì, ma non ti ispirano, guarda che sono che carini, troppo carini. No, io ho trovato il mio prodotto preferito, che è il Make Me Matte Lip Top Coat. E questo cos'è? Ti trasforma tutti i rossetti in rossetti opachi. Faccio di lui. I rossetti matte li trasforma? Tutti i rossetti lucidi te li trasforma in opachi. Ma noi, io sto facendo la spesa, mi vergogno. Io? Make Me Matte. Io abbiamo finito, ce n'è uno. Oh, e questo cos'è? Questo cos'è? Sì, è il Rainbow Highlighter. È tipo blush illuminante rainbow. È molto di moda, è sconosciutissimo su Instagram. Storia. Beh, bello. Wow.
dove ci sono dolcetti c'è Nicole. Guardate che carina questa presentazione, questo nuovo brand che si chiama Love. Love, suona bene ed è carino. Cori marshmallow! Ma se io ne mangio uno se ne accorgono, forse no, vedete. Wow. Oh, this is in between square and round. It's this perfect. Is, this is in between square and round. Yeah, exactly. I love the packaging. Thank you very much. It's really pretty. Yeah. Looks expensive. Guardate che belli i packaging di questi prodotti. And so also, when you take it in your hand, you really have value in your hand. Because it's really heavy, then you have a mirror, you have applicators with different products, so that you really on the go while traveling in your blanket, you have everything with you. So. Two-tone, ombre. Guardando le nudità, pensavo che stavate riprendendo dicendo. Tipo un vlog inception nell'inception nell'inception nell'inception. Basta, chiudo. Avete fatto un make up che non vi piace, che è venuto troppo chiaro per un po'? Infatti volevo vedere proprio questi, perché abbiamo, mi hanno detto che gocce, c'è un prodotto magico per, abbiamo le gocce che per schiarire e oscurire il make up che avete realizzato. Questi sono geniali, praticamente. Ciao, sempre. Scusa che ti guardo, ciao, grazie. Lunghissima durata. Questo l'ho sentito parlare anche io, esatto. Provatelo, bellissimo. Prendetelo e provatelo. Che figata! Allora, tipo laboratorio, cosa abbiamo i camici, che facciamo delle foto, vi faccio delle foto. Posso? Perché poi dopo avete le mani occupate. Sì. Magari ve le fanno delle più foto. Certo, gliele facciamo io. Anche da loro vi faccio le foto da fuori. Che figata! Che ti crea il tuo lip gloss. Potete scegliere un colore solo che ha una base. Oppure 2, 3, 4, 5 colori, quelli che volete, mischiarli, ok? Il secondo step è quello dei glitter, abbiamo 5 tipi diversi di glitter, oro, viola, lilla, argento, perlati, ok? Il terzo step invece è quello dei profumi, abbiamo 5 essenze diverse, le potete annusare tutte e dopo sceglierne una. Eccomi, ho il camice, gli occhiali e i guanti rosa e adesso vi dico solo che ci cimenteremo e vedremo che cosa ne verrà fuori. Io ho paura, però mi hanno detto che niente può esplodere, quindi mi sento abbastanza sicura, non totalmente, sicura ma non sicurissima. Tutte sono pronte, molto convinte. Io lascio partire, io direi che Lolla può iniziare. Lei inizia, lei apre le danze su tutto, quindi mi sembra giusto. Dobbiamo scegliere il colore, un colore base, d'accordo. Questa è la mia creazione finora, ovviamente lo sto facendo rosa, cioè non ci ho pensato nemmeno, però è troppo scuro, è tipo fucsia, lo voglio rosa chiaro, quindi continuo a mescolare, aggiungo un po' di bianco e vediamo cosa ne viene fuori. Allora, io ho aggiunto un po' di color senape, così è venuto tipo un color nude. Tu vedi? Io il mio l'ho seminato là. Quindi tipo un color nude con i glitterini dorati. Sono molto soddisfatta. Adesso scegliamo la fragranza. Cocco. Cocco, tutti i frutti. Poi c'è cotton candy. Passion fruit. E quello che cos'è? È arrivato. Oh, scusami. Vabbè. Questo sa di aperitivo in Sardegna. Stiamo aggiungendo la fragranza. Io ho scelto cotton candy. Sa di zucchero filato ed è buonissimo. Questo sta creando il gloss, quindi lo inserisci prima in questo siringone. Che bello, è venuto proprio carino. Hai scelto aperitivo in Sardegna? Sì, però non si sente. Aggiungi, non un mi ricordo tanto. Aggiungine un po'. No, metto cotton candy anch'io. Fai un mix. There you go. Thank you. You're welcome. And then you can take all the stickers and labels and. Posso metterci anche l'etichetta. Thank you so much. Looks awesome. I love it. Yeah. E questo è il mio gloss, il risultato finale, ho scelto l'etichetta con questo arcobaleno molto carino, sotto ci ho messo il simbolino, l'etichetta con il rossetto e questa è la scatola, fantastica. Adesso praticamente c'è una specie di macchina che sta scegliendo
in base ai miei colori quale sarebbe il mio smalto ideale. E questo è il nuovo packaging che uscirà a maggio dei nuovi smalti Catrice, quindi preparatevi perché gli smalti Catrice saranno così da ora in poi, praticamente da maggio in poi. E questo sono io. E questo è lo smalto che è uscito, quindi è tipo un nude rosato, che è il mio colore praticamente. E stiamo finalmente mangiando qualcosina. Buon appetito, pupetto. Io devo fare una statua a Tomas perché è qua da tante tante ore e ovviamente non è tanto interessato al trucco, e l'ho lasciato qua dietro con tutte le mie cose, la borsa e le robe. Seduto, vabbè, meglio che in piedi. Lui vuole stare sdraiato, però finalmente almeno mangiamo qualcosina. Ci hanno portato tantissime robe buone, anche la Coca Zero, che è diventata una specie di droga per me. Io non sento più i piedi, vi giuro che non metterò mai più i tacchi ad un evento qualsiasi. Devo trovare questi stivali però bassi, perché veramente, cioè, io i piedi non li sento, quindi già ho detto che io non mi alzo. Rimango qua. Mi hanno dato un sacco di cosine Essence che adoro, e quindi vi farò comunque vedere tutto quanto. Magari farò un video haul perché ho davvero tante cosine da farvi vedere. Essence e Catrice ci viziano proprio, perché siamo appena tornati in hotel, hello, dal Cosmo Prof. E io, prima cosa che ho fatto, mi sono tolta gli stivali naturalmente, perché veramente, cioè, non sento più i piedi. E guardate che meraviglia di sorpresa ho trovato, cioè Essence. Dear Nicole, we hope you enjoyed being at the Cosmo Prof today. E guardate qua, qui c'è un quaderno Essence molto carino, e cosa ancora più carina sono tutti questi prodotti con questi dolcetti che ci hanno fatto trovare in camera. Io amo questi piccoli dettagli, specialmente quando ci sono dolci. Io adesso mi mangerò, magari sono finti, no, non sono finti, per fortuna, perché già sto pregustando. E poi da Catrice, perché appunto Essence e Catrice sono un unico brand. And wish you a relaxing day tomorrow, your Cosnova blogger team. E qui c'è, allora, a parte che io questi cosi non li lascio qua, non intendo, me li porto via, anche questo cactus, perché sono fantastici, cioè arredo casa io così, bellissimo. Ma guardate quanti prodotti fantastici. Siamo a cena con tutto il team Essence e Catrice. Guardate che bel tavolo. Adesso sta arrivando. Grazie. La cenetta. Ogni volta che arriva un piatto siamo tutte che filmiamo, esatto, e parliamo da sole. Rendiamocene conto. Meno male che siamo tutti insieme, perché quando sono sola la gente pensa che io sia pazza. Siamo in coro, esatto, probabilmente. Arriva il piatto e tutte. Questo è il secondo. Sì, è vero. Sono contenta. Sembra una riunione di quelli tipo dei alcolisti anonimi. Beh, questo comunque si è capito, è una specie di uovo. Una specie. Molliccio. E poi tartufo e asparagi. Io il tartufo non lo mangio, ma lo rifileremo a Tomas. Siamo all'ennesima portata, non so quante ne ho filmate. Comunque Tomas imperterrito si mette subito all'opera, anche se non ha più fame dell'antipasto praticamente. Questi sono ravioli con formaggi e fagioli e non mi ricordo cosa. Comunque sembrano buoni. Tornati in camera stanchi, ma è stata una giornata fantastica. Per Tomas un po' meno, perché si è un po' annoiato dal Cosmo Prof, poverino, e ai nostri discorsi da... ho messo la carne nella serratura. Si aspetta tutto. Comunque sì, un po' i nostri discorsi da blogger. Vabbè, comunque, adesso andiamo alla netta. Da Tomček, di buonanotte. Buonanotte. Ok, buonanotte, ragazzi e ragazze. Bacio, alla prossima.